Ve ritrovate all'appuntamento con le previsioni di Trevimento.com Martedì si scaverà una nuova perturbazione atlantica sull'Europa nord-occidentale che piloterà un fronte verso i settori centro-occidentali dell'Europa, dunque tempo in peggioramento su questi stati, mentre eh, sugli estremi settori orientali e anche sulla penisola iberica rimarrà l'anticiclone e dunque tempo un po' più stabile e soleggiato. Le temperature eh, saranno in calo sull'Europa centro-settentrionale, soprattutto eh, nei valori massimi, mentre altrove rimarranno miti con eh, massime anche gradevoli sulla penisola iberica. Per quanto riguarda l'Italia, qui avremo un peggioramento del tempo che si concretizzerà nel corso della giornata soprattutto sui settori adriatici al centro-sud, mentre eh, tenderà a migliorare fin da subito al nord-ovest e poi successivamente anche sulla Sardegna. Per quanto riguarda le temperature saranno stabili nei valori minimi, comunque lievemente superiori alle medie del periodo, per quanto riguarda i massimi invece ci sarà un lieve calo al nord e i valori saranno generalmente compresi tra 8 e 14 ⁇ C. Andiamo adesso a vedere il dettaglio previsionale partendo dal nord, dove avremo una giornata piuttosto instabile eh, sui settori del nord-est, sulla Lombardia orientale, con piogge e acquazzoni piuttosto diffuse, ma con tendenza graduale a graduale miglioramento da ovest. Miglioramento che si concretizzerà fin dal mattino sui settori più occidentali, in particolare eh, Ovest Piemonte e Ponente Ligure. Per quanto riguarda il centro, qui avremo un peggioramento su gran parte dei nostri settori, con fenomeni che tenderanno a essere persistenti e diffusi, eh, più importanti sui settori adriatici, mentre nel corso della serata inizierà a migliorare a partire dalla Toscana occidentale. Infine al sud il tempo peggiora, dopo una mattinata ancora in parte soleggiata avremo delle piogge che giungeranno a partire dalla Campania, dalla Calabria e si estenderanno a tutte le nostre regioni risultando anche a carattere di rovescio o di temporale. Infine variabilità in Sardegna con possibilità di qualche fenomeno soprattutto sui settori centro-occidentali dell'isola ma con tempo in miglioramento. Per adesso è tutto, maggiori aggiornamenti come di consueto sul sito trebimetro.com.